Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Il mio nome è Gina e oggi volevo parlare con voi della legge dell'uno. Come vi avevo già promesso, oggi parleremo dei logos. Il significato del logos è parola. Quindi andiamo a parlare del concetto del logos. Allora, questo è un soggetto molto interessante per capire come funziona e come comprendere meglio la creazione, specialmente il nostro sistema solare. Quindi, la parola logos viene dal greco, che vuol dire parola. E la troviamo anche nella Bibbia, nel primo capitolo della Bibbia. Il primo versetto di Giovanni che dice: nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. E senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. Questo passaggio è veramente interessante perché è rimarcabile quanto è accurato con quello che Ra condivide con noi a proposito dei Logos. Anche se non nel modo che tu puoi pensare, quindi quello che voglio condividere oggi con voi cambierà radicalmente il punto di vista delle sacre scritture nel modo migliore possibile. Come abbiamo visto, il termine logos in greco significa parola, piano o ragione. Ra descrive che tutta la creazione parte da un singolo pensiero e all'inizio dell'ultimo video ho parlato proprio di questo, di come Ra ci descrive come pensieri danzanti in una sala da ballo senza materia e che noi ancora non ci siamo resi conto che facciamo parte del pensiero originale. Quindi questo pensiero originale è il Logos, quindi questo unico pensiero va fuori e continua a espandersi nella mente dell'unico creatore infinito, permettendo così di esplorare ulteriormente, esprimere e sperimentare se stesso, fare esperienza di sé. E questo processo è ovviamente senza fine perché è infinito e perché l'unico creatore è infinito. E nell'ultimo video, appunto, abbiamo parlato della molteplicità che l'uno creatore vuole sperimentare. Ma andiamo a vedere come ci spiega Ra il processo della creazione nella legge dell'uno e continuare a capire l'incredibile sincronicità che ha e la sua somiglianza che troviamo nel primo passaggio di Giovanni, capitolo 1. Una cosa che hanno in comune la religione è che Dio non ha limiti e come tutta la spiritualità. Questo è un paradosso, perché l'affermazione corretta è incorretta. L'unica limitazione che potresti dire che Dio ha è che senza fare esperienza di se stesso, Dio non può sapere, non può conoscere se stesso. Quindi, perché appunto senza esperienza di se stesso, Dio rimarrebbe solo pura coscienza, perfetta innocenza, originale innocenza, che vuol dire che non c'è nessuna entità, non c'è nessun essere
prima di Dio, che può spiegare a Dio come è. Alla fine il creatore deve fare tutto da sé. Quindi inizia a creare una specie di mezzo attraverso cui esplorare e esprimersi, ed è questo quello che è l'universo. Ok? Ma la dichiarazione allo stesso tempo è incorretta, perché il creatore è infinito ed è eterno, il che vuol dire che è per sempre in continua evoluzione. Ad espandere, esprimere se stesso, sperimentare se stesso. Allora, voglio precisare che questo non è un mio pensiero, ma è quello che spiegherà. Quindi, se siete o non siete d'accordo, non è un mio problema, perché appunto io vado a vedere quello che dice Ra. In questo libro, tutto quello che voglio dire è che succede, tutto succede simultaneamente, ma per il bene della semplicità, voglio spiegarlo in un modo più lineare possibile. Ra spiega che la prima cosa da sapere della creazione, che è la prima cosa conosciuta, è l'infinito. La seconda cosa che è successo è che l'infinito è diventato consapevole. Dopodiché la consapevolezza ha messo la sua attenzione nell'infinita energia. E questa energia infinita può essere chiamata accuratamente logos oppure amore. Il prossimo passo è stato l'infinito intelligente in questa connessione di spazio-tempo della nostra illusione, dice Ra, continua a progredire. Il passo successivo è una reazione infinita al principio di creazione, che è seguita la legge dell'una in una delle sue distorsioni primarie, come lo chiama Ra. Il cosiddetto libero arbitrio, la libertà di decisione, quello che ne abbiamo parlato nell'ultimo video, e da qui sono possibili molte di un numero infinito di possibili dimensioni. Energia si muove dall'infinito intelligente, originato inizialmente dalla manifestazione di forze creative, creando poi i disegni che il mondo olografico formano l'intera creazione, non importa quale direzione o energia venga esplorata. Questi disegni di energia continuano a creare i propri ritmi e cambi di energia, creando dimensioni e universi. Quindi, per fare un riassunto, Ra dice che, siccome tutta l'energia è intelligente, il Logos manda questa energia intelligente a caso, non sapendo dove va a finire o cosa avrebbe fatto, fino a quando, cosa succede, iniziano a formare disegni intelligenti crescenti, finché l'individualizzazione di varie energie emanate dai principi creativi dell'intelligenza infinita diventano tali da essere co-creatori. Così ebbe inizio la cosiddetta materia fisica, il concetto di luce e di aiuto per affermare questo grado, questo balzo di pensiero, poiché questa distorsione vibrazionale di infinito costituisce le fondamenta di ciò che è conosciuto come materia. La luce è intelligente, è colma di energia e diventa così la prima distorsione dell'infinito intelligente, che viene evocato dal principio di creazione. Quindi, dopo la creazione della luce e materia, Ra dice che la luce è l'espressione dell'amore in forma fisica,
ed è intelligente. E questo Ra la chiama luce amore. Quindi è da qui che inizia cose interessanti da capire. Ra spiega che ogni livello della creazione è in un certo senso il proprio Dio che forma la propria struttura, in modo che il livello successivo da cui creare, la creazione, è di natura frattale, il che significa che ogni parte mostra il tutto. E questa è un'espressione di impronta su scale diverse. È una specie di planimetria, per dire così, una specie di impronta. Ra dice che la galassia e tutte le altre cose materiali sono prodotti di porzioni individualizzate dell'infinito intelligente. Come ogni esplorazione inizia una nuova porzione individualizzata dell'uno, così troverebbe attorno la sua focalizzazione e diventerebbe co-creatore usando l'infinito intelligente. Quindi ogni porzione ha creato un universo. La prima cosa che si è formato nell'universo dopo il Big Bang sarebbe stata quindi la galassia maggiore. Una galassia è il primo logos. La galassia stessa non è logos, perché logos stesso non è fisico, non è coscienza fisica. La galassia è la manifestazione fisica del logos, quindi le galassie decidono come orientare, ordinare e strutturare se stesse. Ogni galassia definisce la propria legge, quindi modello vibrazionale, chimico ed come dire, di quei elementi che avrà per poter esprimere il creatore. Come sappiamo, attraverso la nostra scienza ci sono diverse forme, misure e dimensioni di galassie. Ogni galassia in se stessa è la propria espressione, la propria esperienza, ed è unica nel suo genere, come tutte le cose, come ogni persona è unica nel suo genere. Il prossimo passo della creazione sarebbe i pianeti, le stelle, che Ra chiama le sublogos. Quindi ogni pianeta ha il suo sistema archetipico, come noi chiamiamo la mente archetipica, come lo conosciamo nell'astrologia e nei tarocchi. I corpi dei pianeti si formano come espressione di questo archetipico, e da qui ogni corpo planetario serve come sub-sublogos e decidono quale modello evolutivo e dell'evoluzione che avrà al suo interno, sulla base di cosa? Delle strutture chimiche che sono state date dal sublogos. Quindi ogni sublogos o pianeta potrebbe persino introdurre qualche nuova piega evolutiva propria. Quindi da quel punto di vista ogni creatura di quel pianeta sarebbe un sub-sublogos che ha libero arbitrio per esprimere, esplorare e creare come desidera nella struttura che gli è stata data. Ed è quello che noi facciamo con la nostra vita ogni giorno, l'espressione della nostra unicità, del libero arbitrio. Ed è anche questa alla fine l'estensione dell'unico creatore infinito. Come vedi, possiamo dire che i logos lavorano in gerarchie, ed è in ogni sub-sublogos ha la propria
porzione di intelligenza di individualizzazione infinita e alla sua unica espressione del creatore infinito. Questo nonostante le religioni hanno accantonato l'idea che i nostri antenati ci hanno trasmesso attraverso i vari millenni, che i pianeti sono dei dei, di quello che spiegherà. È precisamente quello che ogni galassia è stella e pianeta, è praticamente una piccola unità della mente infinita di Dio, esplorando, sperimentando se stessa nella sua maniera unica. E perché le nostre menti sono così limitate, noi non facciamo fatica a percepire la verità simultaneamente. Quindi, contrariamente al credo religioso, Dio non disse una parola e tutto nasce in una volta. Infatti, Dio non ha nemmeno parlato dell'essenza delle creazioni, perché comunque la creazione continua e lo farà per sempre. Tutto è un processo evolutivo che non ha inizio e nemmeno fine. Possiamo riassumere così, in maniera più semplicistica possibile, il Sole è il padre della galassia. I pianeti sono i figli del Sole e noi siamo i figli del pianeta. In ultima analisi, tutto è il figlio di Logos, l'unico pensiero originale del nostro creatore. Nello stesso modo come i nostri genitori ci passano i loro geni, nonostante questo, quel bambino è un'espressione unica di quel genitore. Nello stesso modo ogni Logos passa le strutture e il suo DNA per creare al prossimo livello, sublogos e così via, e permette a quel logos di avere la sua espressione unica di se stesso. È questa unicità che noi vediamo come espressione dello stesso in tutto l'universo, assolutamente in tutti gli universi. È praticamente la prova o la dimostrazione che Dio è infinito. Lo scopo finale del logos è di esplorare il creatore, di sperimentarlo. All'inizio dell'esplorazione ogni logos si focalizza e diventa co-creatore. Ad ogni livello del sublogos gli è data una struttura su come lavorare. Dopodiché abbiamo visto che gli viene dato il libero arbitrio di esprimersi e di creare a sua volta. Quindi la prima manifestazione del creatore o logos nel creare una galassia è l'apparizione di un gruppo di energia turbinanti verso l'esterno che producono nuovi cerchi, nuovi centri di energia per i logos. Questi centri di energia sono chiamate stelle. Potremmo dire che più vicino è la stella all'inizio della manifestazione per logos e più è pertinente al pensiero originale. Allora, io mi fermerei qui perché così possiamo esplorare i logos ed è molto interessante. Allora, io mi fermo qui. Vi ricordo che se vi è piaciuto di mettere mi piace, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Grazie a tutti voi e la prossima volta inizieremo a parlare ancora dei logos. Grazie a tutti.